Oh, eccoci qua ragazzi, siamo pronti per iniziare la nostra avventura, la nostra nuova avventura e nuova serie sul canale Il Gioco dei Guardiani della Galassia, fatto da Eidos Montreal e pubblicato ovviamente da Square Enix, perché sappiamo che c'è questo accordo, si parla di un accordo decennale con Square per la produzione e la pubblicazione di titoli dedicati ai Vendicatori. E quindi ci giochiamo assolutamente e viviamo questa avventura. Cercherò di viverla un po' alla leggera, perché no, ma anche cercando di percepire ciò che di buono è stato fatto, perché comunque, da quello che so, è stato un buon lavoro. Quindi ci buttiamo direttamente in partita. Spero che l'audio vada tutto bene e ragazzi, vi invito assolutamente ad attivare le notifiche del canale. Così appena vi arrivano tutte le, insomma, le notifiche dei video, cliccate subito e andate, e andate. Avvia partita, cominciamo. Ok, si comincia subito con Star-Lord. Spero che l'audio vada tutto bene, Sì, ho boys. pensato. Ora capisco. È nuova? Star-Lord? Chi è quello con lo sguardo cattivo? Lui non ha un nome, è uno degli Space Riders. E non è cattivo, è forte. Il tuo Space Rider sembra impegnato. È troppo giusto. Nessuno dice più troppo giusto. Ma non si Beh. dice più troppo giusto. Oh, tua madre lo dice. Potremmo prendere i biglietti per un loro concerto. Davvero? Ti sembrerà strano, ma alla tua età ero una tosta. Io e tuo padre ci sdraiavamo sul cofano della Chevy ascoltando i Black Sabbath. Ascoltavi Black Sabbath? Te l'ho detto, la tua mamma è una tipa tosta. Ah, guardavamo le stelle e lui mi raccontava dov'era stato. Mamma? Della torta? Sì, arrivo tra un attimo. L'hai già detto 10 minuti fa. Se non ti dai una mossa, finisco la torta da sola. Non lo faresti mai. Sì, invece. Non lo faresti Sì, mai. invece. Ehi, molla i capelli. Peter! Ti ho già detto di non lasciare i giocattoli per terra. Non è un giocattolo, è una action figure. Un'action trappola, direi. Tuo piede io pugnalerò. Non ha neanche... Lascia perdere. 13 anni. Guardati, il tempo vola. Giusto. Arrivo subito, te lo prometto. Ok.
spero ci sia anche... Ragazzi, non so se l'audio è altissimo della musica, credo. Lo abbasso un pochino. Ok. Spero venga esplorata anche la parte, diciamo, del rapporto che c'è con la madre, tra Peter e la madre, perché in realtà sappiamo... Cavolo, voglio giocarci. Potrei convincere Andy a comprarlo con i soldi delle consegne dei giornali. Sappiamo appunto che con la madre ci sarà un rapporto molto importante. Un giorno varrà centinaia di dollari. Quindi abbiamo scoperto che in realtà Star-Lord è già un altro tipo di personaggio, non è esattamente Peter. Devo battere il record di Jamie. È davvero imbarazzante. Questo è il ray tracing, la luce è molto realistica, molto ben fatta. Non posso crederci di averlo preso. Che bomba quel concerto dei Maiden! Grande intenditore il signor Peter, il signorino Peter, eccolo là. Continua con quei fuoricampo, George, e finirai nella Hall of Fame. Ok. Questi sono dei prompt dentro la stanza per farci capire un po' quella che è stata e che è l'infanzia di Peter, però possiamo notare come sia un tipo abbastanza sbarazzino, dai, con quest'occhio nero chissà che cosa ha fatto. Andiamo, è finita pure la musica, permesso? È ripartita. Porca vacca, Drax, smettila con questa storia. È strana. Ci avviciniamo alla zona di quarantena. Per quanto ho dormito? 15.338 tic. È molto specifico. La fedifraga è pronta per la missione, chiede la tua presenza nell'abitacolo. Gamora è dalla nostra parte, Drax. È la progenie del mio peggior nemico, assassina e traditrice. Non mi fido di lei. Beh, provaci. Dovremmo essere una squadra. Sì, ma non prometto nulla. Ciro immobile nei panni di Star-Lord. Ci sarà da parlarne del design estetico dei personaggi, che forse qualcuno è un po' più riuscito, qualcuno di meno. Vedremo meglio. Esattamente, questo è Star-Lord, ragazzi. Star-Lord, hai cagato il cazzo. Possiamo andare? Non è solo una discarica. Mamma mia, oh. La zona di quarantena, il più grande Narciso della guerra galattica nell'universo. Vediamo un attimo. Pensa la stanza, quanta però. Quanta roba ci possiamo trovare. Io sono Groot. È illegale solo se i Nova Corps ci beccano lì dentro e non no, succederà. Non ci guardiamo allo specchio, sennò questo impazzisce un'altra volta. Non essere nervoso, Rocket, non sottovalutare i Nova Corps. Io sono Groot. Dai, sono l'unico qui a non avere paura degli sbirri spaziali. Ecco di quel. Dì a Groot di stare tranquillo, non ci arresteranno. Io sono Groot. Non sono troppo sicuro di me. Diciamo che sono sicuro al punto giusto. Rassicuriamo Groot, assolutamente. Questa è una cosa bella. Oh, c'è il tempo, non lo sapevo. Arrestarci? E perché? La nostra nave è accidentalmente caduta nella zona di quarantena. Quello che volevo dirvi, una cosa molto carina è il fatto che ci siano i dialoghi a scelta e che da questi dialoghi possa cambiare il rapporto con i personaggi. Ovviamente non cambierà le sorti della storia, ovvero non ci saranno finali alternativi o progressi appunto della campagna
in maniera differente, ma si proseguirà sempre sullo stesso, diciamo, corridoione, sempre in quel punto parti, in quel punto arrivi, ma comunque tra i personaggi si sbloccheranno dei dialoghi alternativi. Ops, si è guastato il navigatore. Ops. Come si marca accidentalmente il campo di forza Nova Corps? Oh, Groot, cazzo fa? Dettagli. Che bella l'astronave, ragazzi. Comunque, per ora, anche con il ray tracing, su PS5 sta girando molto questo bene. Questo momento di pace mi fa sovvenire il leggendario assedio di Seknarf 7. Ah, ancora? Si narra che Lady Elbender trattenne il respiro per 10 lune facendosi strada fra le stelle in groppa a un immane mostro cornuto. E al suo arrivo, espirò e il vento spazzò i Chitauri come foglie. Ma dov'è Gamora? Come? Io sono Groot. Se si rendesse conto che non ha senso, non starebbe a raccontarla. E questo è Star-Lord. Il suo mondo, la sua vita. L'infinito, lo spazio. E la musica. È un passato che non conosce sicuramente, ma scopriremo. Hey, Groot, e quel lavoro come scorta su Orga? Andiamo avanti. Io sono Groot. Che vuol dire che non l'hai mai richiamata? Se non te ne sei accorto, siamo più al verde della tua testa. Io sono Groot. Cosa? Aspetta. Drax. Riguardo Gamora. Possiamo rimandare Peter Quill? Sto approntando il mio corpo alla pugna. Lo sai che l'idea sarebbe di catturarlo, il mostro? Non di ucciderlo. Certo, ma sospetto che non si lascerà catturare docilmente. Vacci piano, bicipiti. Lady Elbender non compra merce danneggiata. Punterò a preservare quanto più possibile l'integrità della creatura. Bene. Allora, Morganzia con te! Ehi, Morgat. La cosa bella. Io sono Groot. Morgat sarebbero buone maniere. Non ci capisco niente delle parlano tantissimo, ragazzi. Tantissimo. I dialoghi per ora non si sono mai fermati. E questa è tanta roba, non è da sottovalutare. Groot deve dare una bella potata a queste piante. A vedere il giardino da Groot. Se. Questi servono per il contrabbando. Spero di non dover mai contrabbandare me stesso. Io sono Groot. Stai bene, bello? Io sono Groot. Sai, io non ti capisco, Groot, ma immagino che tu abbia appena detto qualcosa di super gentile e premuroso. Io sono Groot. Cosa ha detto la pianta? Non lo so. Ok, questo sembra un ripostiglio. O si occupano sempre di contrabbando qua dentro? Ci sono degli oggetti magari. Hai riportato indietro i chip d'attracco che hai preso dalla console dall'in... Che c'è? Vediamo che ci dice. Ehi, Drax. Prenditi una pausa. Dobbiamo parlare di quella storia con Gamora. Ti aspetta nella cabina di pilotaggio. Lo so, volevo sapere. Andrà tutto bene? Dovrete passare parecchio tempo da soli sulla nave. Non temere, terrò gli occhi aperti e sventerò qualsiasi potenziale fellonia. Oppure potresti provare a fidarti. Sei ingenuo, Peter Quill. È una maestra dell'inganno. L'umorismo di Drax è uguale a quello dei film. Bellissimo. Cabina di pilotaggio. Giusto. Hai presente quel fornitore che chiedeva dei trasmettitori? Quando sei uscito, si gira verso di me e fa... Ma quindi a cosa servono? Io sono Groot. Già, come se volessi trasformare la Milano in una discoteca. Ti prego di astenerti dal creare questa teca. Ragazzi, ma parlano un fottio. Oh, Madonna, che bella la cabina di pilotaggio. Discutere del mio tesserino ufficiale di appartenenza alla squadra. Oh, Drax, ripeto, non c'è nessun tesserino ufficiale. Pianificando. Tu ovviamente non entrare nella zona è una cosa, ma poi dobbiamo catturare il mostro. Giusto. Rocket, basta prenderlo cosa in giro. Cosa mi sono perso? Oltre agli sguardi diffidenti di Drax, non molto.
Ora se hai finito di pianificare, vatti pure a sedere. Stiamo per partire. Allora, presumibilmente questo sarà il posto in cui trascorreremo abbastanza tempo, presumo, per la scelta delle missioni e quant'altro. Ripeto che la quantità di dialoghi possibili e alternativi che ci saranno renderanno anche questa parte molto divertente. E la cosa è che loro parlano anche tra di loro nelle cutscene importanti e si prendono un po'... insomma, si prendono un po' in giro, diciamo. Una volta superato il campo di forza, non si torna indietro. Quei codici riusciranno ad aprire la rete nova, giusto? Sì, devi solo inserirli nella tua console. Ok, la mia console credo proprio sia questa. Ok. Proviamoci. Si comincia, raga. Rocket, Groot, Drax, venite. Si entra. Manca ancora qualche tick prima della prossima finestra. La prossima? Non dobbiamo far scadere il codice o rimarremo bloccati. La griglia di sicurezza Nova Corps si resetta a ogni rotazione. E aspettando il prossimo reset avremo una rotazione intera a disposizione. Che ci fa la rete ancora su? Non stavamo entrando. A quanto pare i contatti dell'assassina sono inaffidabili quanto la traditrice stessa. No, non ditemi che i codici d'accesso di Gamora non vanno. Ci è costato averli. Calma, Rocket. Abbiamo ancora qualche tick prima della prossima finestra. La rete si è appena resettata. Puoi inserire il codice, Peter. 0451. Tutto qua. Quattro cifre. Sospetto, queste misure di sicurezza sono troppo semplicistiche per i Nova Corps. In realtà no. Il codice funziona solo in questa data e per questa nave. Ah, ho capito. I codici di Gamora sono più simili a... Fatto! Chissà se avessi sbagliato il codice cosa sarebbe successo. Sicuramente mi avrebbero preso per il culo in maniera indecente. Da vedere è molto bello. Pur non essendo un gioco solo next gen, è molto bello. Incredibile. Avrei mai pensato che potesse rimanere tanta roba dopo la guerra. I Chitauri non brillano per la loro moderazione, soprattutto con Thanos al comando. Beh, ormai dovrebbe essere innocua. I Nova Corps hanno avuto 12 anni per eliminare gli esplosivi pesanti, no? Per questo mi piaci. Sei così innocente. Oh, quante cose grandi e terribili potrei fare con questi strumenti. Concentrati, Ratto, non è un'operazione di recupero. Perché no? Alla Milano farebbero comodo nuove armi. E poi si diventa ricchi. Per la regina dei mostri di Seknarf 9, la bestia che cerchiamo ha più valore di qualsiasi rottame sgraffignato. Wow! Oh, qui bisogna stare molto attenti. Non vedo nessun mostro, ma quel grosso cilindro sembra la nave mineraria di cui parlava l'amica di Peter. Amica? Per una notte. E il mostro lo vedrete presto, appena piazziamo gli evocamostri di Rocket. Sì, razzo. Groot, Will, pronti? Tocca alla squadra Rocket. Continuo a non capire perché devo rimanere a bordo con l'assassina. Oh. Perché fai parte della squadra verde. Me l'avete assegnata prima di trovarle un nome e non sono verde, ma foglia di tè. Foglia di chi? Senti, se vogliamo incastrare il mostro dentro quella nave mineraria, dobbiamo piazzare i martelli su due lati, due squadre. Ecco il segnale. Forza, Groot! Non preoccuparti, dopo che saremo riusciti a posizionare i martelli, andremo a catturare il mostro, insieme. Molto bene. Martello 1 a posto. Gamora
Gamora, tratta bene la mia bimba. Oh. Ok. Immagini. Io sono Groot. La melma rosa è una nanoresina speciale, progettata per impedire ai relitti di andarsene in giro. Ah, si può anche scansionare... si possono scansionare i materiali che troviamo sui pianeti. Pensate a che razza di blaster avevano i Chitauri per distruggere delle fregate del genere. Io sono Groot. Quindi non fa niente. Dobbiamo cercare un tipo di materiale specifico, ovviamente. E concentrarci sui fichissimi rotami che tiene insieme. Io sono Groot. Non proprio tossica tossica, più tipo meglio se non la mangi. Quando vendiamo il mostro... Ok, hai deciso di fare il giro panoramico? Voglio solo assicurarmi che non ci sfugga nulla. Io sono Groot. Certo che sa che è pericoloso, non è un completo deficiente. Ragazzi, ma i dialoghi sono pazzeschi. Sì, questa resina rosa sarà forte abbastanza da tenere insieme tutto? Oh, sì, assolutamente e probabilmente forte abbastanza. Quindi questa è resina. Resina rosa. Pare che in passato i Nova Corps volessero coprire interi pianeti con una rete simile a questa. Io sono Groot. Quelli ostili, suppongo. Io sono Groot. Forza, Quill! Dobbiamo piazzare ancora 3 martelli. Il secondo sì, da questa parte. Sì. Hai una mappa o qualcosa di simile? Ma quale mappa? So come orientarmi in una discarica. Sì, stare qui mi dà una sensazione un po' strana. Ehi, Quill! Se queste coordinate sono così affidabili, com'è che ci siamo solo noi a catturare questo affare? Siamo gli unici abbastanza pazzi! Tanta roba, Poets. Anche l'estetica del pianeta è molto, molto carina. Dici la schiuma globulare in nanoresina a base di ebrio? Quando sono passato da qua, io come giocatore mi sono sentito colpito appena lui mi ha detto «Hai deciso di fare il giro panoramico, eh?» Mi sento colpito perché io ho questa strada principale, che è palesemente per game design la strada principale, e questa è la secondaria. Appunto, come principio di game design, io da giocatore abbastanza esperto riconosco che questa è la strada da prendere. Poi ne vedo questa qua, mezza, un po' scassata, un po', insomma, non ordinata, che è una strada palesemente secondaria, e io decido di prenderla e lui dice «Hai deciso di fare il giro panoramico». Sono cose piccole, ma che a cui a me piace dare sempre importanza, perché dalle cose piccole si fanno sempre, 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 sempre grandi cose. Non sarà questo il caso delle grandi cose, ovviamente, perché questa è una scemenza. Te l'ho detto, no che non ci prendono. Saranno rimaste tipo 3 navi in tutta la flotta nuova. Sara, intanto non valgono la metà di quanto valevano un tempo. Non riescono neanche a mantenere la pace senza preoccuparsi di un vecchio cimitero di guerra come questo. Cimitero di guerra. Stavo dicendo, chissà se i componenti che stiamo trovando serviranno per craftare determinati oggetti. Sto andando molto lento, ragazzi, perché me lo voglio godere. Sono dei personaggi che a me piacciono parecchio. Sai che quel grosso cilindro è il punto d'incontro? Sì, è la nave mineraria. Che strano vederli tutti ammucchiati così. Tanti frammenti di una guerra di dimensioni galattiche tenuti insieme da... Elma rosa. Nanoresine a base di ebrio. Quello che è, dico solo che è dura da digerire. Bello. Bello. Sai, un po' comincio a capirci qualcosa. Faccia. Migliaia di mondi che lottano per un effimero bene superiore. È vagamente poetico. Io sono Groot. Su col morale. Oh, guardate, gialla e blu, come una vecchia fregata dei Nova Corps. Bello. E dai, ci sarà morta della gente su quella nave. Guasta feste, perché ci hai portati qui se questo posto è così sacro? Io sono Groot. Posso nominarti almeno 10 pianeti pieni di mostri. Perché proprio qui? Dici che è per far colpo su Gamora? Siamo al verde, Rocket. Ci serve il colpaccio. Non sei stufo di mangiare radici di Yaro? Sono così... farinose. Il punto è che quest'area è proibita. Qualunque mostro ci viva sarà un esemplare ricercato. Esatto. Ragazzi, non riesco a parlare e a fare qualche considerazione perché...
parlano tantissimo, ma... saranno disintegrati quando le loro navi hanno fatto boom. O è una cosa positiva, eh? Li ha assorbiti, spiegherebbe perché si è espansa così. O l'atmosfera chiusa accelera la decomposizione e sono tutti diventati polvere. Che bello. Aia, Groot. Ah, vedi Groot. Si dà la spinta dal sederino. Oh, 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 oh. Ok. Sto bene. Ah, a momenti diventavi una vittima di guerra in ritardo. Non scherzare. Addirittura i quick time event. Vabbè, me lo potevo aspettare da qua. Quello è un passaggio solo per Rocket. Mi piace questa cosa. È divertente. Io sono Groot. Fa andare in giro, solo noi tre. Come all'inizio di questa storia. Prima che arrivasse chi sai tu. Io sono Groot. Io non odio tutti. Quill lo tollero. Quill, beh, è un bravo ragazzo. Qua sto zitto, non dico nulla. Mi stai dando del lecchino, ma se ti ho vista fare gli occhi dolci a un secondino Kree. E qua? Occhio a dove vai, Quill. Riesci a vedere qualcosa, per caso? Sì. Non cado, non cado, stai tranquillo. Commenta ogni... Tenete gli occhi aperti per rottami o componenti di valore. Ogni cosa che faccio la commenta. Lo so, la nostra priorità è il mostro. Dico solo, se nel frattempo vedete qualcosa di valore, raccoglietelo. Storia, antenna. Antenna capace di trasmettere quasi istantaneamente trasmissioni intergalattiche. La nave mineraria. Nessuna traccia del mostro? Non ancora. Non lo vedo questo mostro. Nave mineraria intergalattica. Mezzo minerario planetario registrato come... reso inutilizzabile da un'esplosione interna di natura ignota. Quindi si è scordato di chiederlo mentre ci provava con quella su Contraxia. Avrà l'aspetto di un mostro che vale soldi. E non ci stavo provando, stavo bevendo. E questo cos'è? Non me lo dice. Fa sempre della nave planetaria, forse? Ok. Quello sembra proprio scivolone. Un punto morto. Sicuro? Ah, eccoci. Il passaggio è di qua. Forza! Come fai a dirlo? Tu fidati di me, ok? Ehi, hey, Groot. Dici che ci sono anche pezzi della scheggia Tryon qui dentro. Ma io quasi quasi passo di qua. Mai se sentito può. Parlare della scheggia Tryon? Una piramide di male assoluto che corrompe tutto quello che tocca. Io sono Groot. Inventando? Oh, contento, Quill? Hai trovato quello che ti avevo detto che avresti trovato. Un punto morto. Adoro, adoro. Per me sono 1000 punti in più queste cose, ragazzi. Cosa? Sì, così, alla gogna. Io sono Groot. Come faceva a saperlo? Gliel'ho detto. Pazzesco. Rocket è pazzesco. L'orgoglio alla caduta. Questo sarebbero da leggere, ragazzi. Io sono Groot. Tranquillo. Però siccome voglio vivermi questa esperienza, già sto andando molto ecco lentamente. La squadra verde è sulla Milano. Volare qui intorno è molto più pericoloso. Però siccome voglio viverla un po' più alla leggera, hai già sto andando troppo lento. Cerchiamo di non leggerli, me li leggo congolare. Per conto mio. Io sono Groot. Già, tipico di me. Pronti, cerchiamo questo mostro. Quelle non si vedono da qua le navicelle. O sono detriti. Sembra un po' che chiunque, qualunque nave sia capitata qua abbia fatto una brutta fine per colpa del mostro. O che sia rimasta incastrata nella resina. Ma da dove è nata la resina? Sto bene. Sto bene.
Posso scendere di qua? Non ti sei spaventato, vero? No. Oh, eri preoccupato, che carino. Io sono Groot. Ah, finitela, tutti e due. Io sono Groot. Quasi certo che sia sicuro, più che volare con Gamora, per dire. Ok, quindi qua c'erano dei passaggini alternativi. Quasi quasi scendo. Ok. Apri componenti. Permessa? Ok. Attento qui! Tutto bene, tranquilli. Ma occhio a dove mettete i piedi, i relitti sono meno stabili del previsto. Ah, quello sì che è un fungo. Io sono Groot. Funghi, batteri, muffa, schifo spaziale, chiamalo come ti pare, è comunque in mezzo ai piedi. Ah, anche di qua si poteva passare, ok, ok, ok. Arrivo. Finalmente spareremo per la prima volta. Beccati questo, roba facile! Addio funghi. Mi sa che i blaster sono da potenziare perché ho visto che hanno veramente pochissimi colpi. Si surriscaldano subito. Permesso? Io odio questi parassiti mangianavi. Sono diventati belli grassi dopo 12 anni qua dentro a mangiare indisturbati. Questi cosi sono tutti infestati da bestiacce. Livello danni elevato? Ah. Che schifo. Quanti schizzi? Ehi, scommetto 50 unità che ne faccio fuori più di te. Come no? Oh, ma che... Ma che sta... Rocket, ma... sei stato tu? Segnapunti? Ti piace? Ho hackerato il tuo visore l'ultima volta che ti sei appisolato. Hai hackerato la mia roba? Considerando tutte le volte che l'ho dovuta riparare, è un po' come se fosse mia. Ma la fighissima. Posizione ottimale per piazzare il martello è poco più avanti. Che deficiente. Direi sul muso, nel buco gigante che un tempo doveva essere la cabina di pilotaggio. Wow, macabro. Aspetta. Sì, cerca di non pensarci. Meglio non farsi domande su che fine ha fatto chi lavorava su questi rottami. È passato un sacco di tempo. Bello. Ok. Quindi è partita una sfida dentro la missione. Oggetto. Ah, un altro. Ok, un altro. Un'altra specie di lettera, ovviamente digitale. Queste me le leggo tutte appena stacco dall'episodio. Poi. Ma non le tengo? Non me le tiene? Cioè, le posso leggere solo sul momento? No. Spero di no. Questa sarebbe una mancanza. Permesso? Covacciamoci? Fantastico! Avrei dovuto registrarlo. Fammi un ponte, Groot, voglio vedere se è vivo. Non lo so, ma si contorce. Porco di un razzo, qui tutto a posto? Sì. Sì, pensavo fosse una scorciatoia. Una scorciatoia. Andate pure avanti. Io vi raggiungo. D'accordo, c'è una stiva missili mezza sfondata sull'altro lato. Ci vediamo lì, va bene? Stiva missili gialla e blu, ricevuto. Ok. Ok, andiamo. Tutto solo in una vecchia nave distrutta. È normale. E qua? Qui. No? Ok. Ho sparato qualcosa!
Scivolo. Non morire. Oh, ciao piccolino. Oh, ma che razzo! Invece che dire cazzo dicono razzo. Una massa di occhi in meno. Merda, non barare. Ragazzi, dovevate vederlo. Era una specie di budino gigante. Attacco corpo a corpo pure. Non ci casco di bello. O prende proprio a calci. Indietro! Non permetti affatto bene! È come schiacciare un brufolo! Testa a terra! Che? Meglio dei torti. Vai, Ciro! Ciro immobile! È veramente aia. Bolliccio! Non pisarlo! Sparagli! Ma che sono morto? Ah beh. Ah, ogni fine missioncina succede questa cosa per i punti esperienza? Non scherzare. Questo è un modo per farti capire che hai superato, diciamo, il livello di pericolo e puoi passare di nuovo all'esplorazione. Questa è sempre una scelta di design, di gameplay. Allora, qua dove dobbiamo andare? Scusi. Si sale qui? Sale qua sopra? Ok. Componenti li prendiamo sempre perché potrebbero servirci. Non li sottovalutiamo. Will, ci stiamo giocando tutto sulla soffiata della tua amichetta. Spero sia una seria. Io sono Groot. Come se tu sapessi riconoscere una faccia onesta. Io sono Groot. Effettivamente profumava di fiori. Troppo? Per sedurre Star Ritz, immagino. Confidate nel piano, ragazzi. Finora regge tutto, compresa la nave mineraria. Non mi sembra che regge tutto. Punti giusti e acchiapperemo quel prezioso mostricciato. Ah, Will è un esperto nel piantare martelli nei punti giusti. E anche nell'acchiappare mostriciattoli. Allora, questa cosa abbiamo deciso di attenerci al piano stabilito. Guarda, io sto fermo e lui mi dice muoviti. Cioè, come faccio a non amare una cosa del genere? E abbiamo deciso di attenerci al piano. Quindi se ne avremmo, se ne avessimo. Oh, ma che è? Occhio. Stavo dicendo che probabilmente cambiando il piano questo magari non sarebbe successo, o più avanti comunque non sarebbero successe alcune cose. Sarebbe cambiata un po' la missione, però la fine sarebbe stata sempre uguale. Stiamo bene, ma non possiamo saltare. Non serve saltare, su questo lato c'è una trave di supporto bella solida. Di a Groot di farti un ponte. Basta chiederglielo gentilmente, per me lo fa in continuazione. Ma okay, fighissimo. Groot. Vediamo che sai fare con piramide. Un gran bel trucchetto, bello mio. Io sono Groot. Bello. Altri mangianavi. Sono dappertutto. Bene, di nuovo in pista. Andiamo. No. Oh, te l'ho fatta sotto il naso, Quill. 2-2, mannaggia, mi ha recuperato. Non vale, lui stava avanti, non l'ho visto. Io sto osservando qua. Ti sembro preoccupato? La resina terrà. Io sono Groot. Non pesi così tanto. Ho visto questa melma tenere ferma una nave dei Chitauri. Dobbiamo andare là, oltre quel buco. Non so come. Lo so io. Groot, qui c'è un gancio, riesci ad attaccarti? Io sono Groot. Aiuto. Ehi, verdolini, se avvistate navi blu e oro da qualche parte, avvisateci. Brutta idea. Gli sbirri sono tutti connessi tramite quegli stupidi caschi.
Se vediamo uno sbirro ci arrendiamo, ok? Certo, certo. Sicuramente. Ho un paio di assi nella manica se dovessimo incontrare le zucche di latta. Ma se cerchiamo di resistere, va tutto a monte. In sostanza, sì. Cosa devo fare per meritarmi un cognome come quello di Drax? Guardate qua queste frecce che ti indicano di andare qua sopra. Sono scemenze, ma per l'utente non giocatore è molto importante in realtà, perché magari si perde un attimo. Ok, proviamoci. Bene, piazzalo lì, ottimo. Io sono Groot. Già, ne manca uno. Razzo! No, no! Schifo di un rottame! La dannata batteria è andata, ecco cosa! Ci hai messo troppa forza! Vediamo di trovare una soluzione. La soluzione è una batteria. Nuova e carica. Va bene. Non siamo sul relitto di una nave? Piena di roba per navi? Da qualche parte ci sarà della roba per alimentare le navi. Sì. Ti consiglio di usare quel tuo visore, allora. Trova in fretta un ricambio. Nel frattempo io raschio via i cavi fritti. Ok ragazzi, allora, questo episodio può finire qui. Andremo avanti alla ricerca di questo essere che uccide tutto ciò che trova. Anzi no, non dobbiamo ucciderlo noi, ovviamente. Dobbiamo portarlo da questa... da questa signora che ancora non Quanta ho capito. Dobbiamo... artiglieria ridotta. Madonna, quanto parli Rocket. Ti amo, ma parli troppo. E... dobbiamo portarla a questa signora che ci ha incaricato di compiere questa missione, appunto di catturare questo mostro per tanti 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 soldi. E niente, quindi andremo avanti, il prossimo episodio arriverà dopodomani sempre alle 14. I video li trovate che trovate sul canale arrivano, ho fatto un routine, scusate, oggi sto facendo un sacco di routine, arrivano tutti i giorni dal lunedì al sabato. La domenica non ci stanno video perché è il giorno del Signore e il giorno del Signore non si fanno i video. Quindi dal lunedì al sabato alle 14 sempre sul canale, attivate le notifiche e seguitemi su Instagram, Signor Shady. Ci vediamo alla prossima, raga, vi voglio bene, ciao raga.